Primo drone antincendio sotto il Gran Sasso, la galleria più lunga d'Italia diventa anche la più innovativa in materia di tecnologia della sicurezza. Firmata l'intesa con il Tribunale dell'Aquila, parlano al nostro TG il presidente della regione D'Alfonso e il presidente del Tribunale dell'Aquila, Ciro Rivienzo. Buonasera, in apertura la pagina dedicata alle iniziative per il Natale, sono numerose quelle che si susseguono in Abruzzo e come tutti gli anni organizzato dall'Associazione Fontanelle 2000 dalla lontana Lapponia arriva non con le renne ma con un carretto trainato dall'asinello Babbo Natale, carico di regali di Natale in programma il 24 dicembre alle ore 15 nella piazza del campetto di Fontanelle per la consegna dei regali soprattutto ai più piccoli. E come avete sentito dai titoli è stato presentato il primo drone antincendio sotto il Gran Sasso. La cerimonia c'è stata proprio alcuni giorni fa per la presentazione di questo importante progetto e così la galleria più lunga d'Italia, come dire, diventa anche la più innovativa e tecnologica in materia di sicurezza. Vediamo. La galleria più lunga d'Italia diventa anche la più innovativa in materia di tecnologia della sicurezza. È stato inaugurato e mostrato in movimento il drone E-Tunnel, un dispositivo automatizzato antincendio, una tecnologia italiana all'avanguardia nel mondo, progettato e costruito da GSA. La cerimonia si è svolta alcuni giorni fa all'interno del traforo del Gran Sasso, a cui ha fatto seguito una presentazione del progetto pilota presso il laboratorio di fisica nucleare. Sono intervenuti Maurizio Lupi, ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Luciano D'Alfonso, presidente della Regione Abruzzo, Cesare Ramadori, amministratore delegato di Strada dei Parchi e Stefano Ragazzi, direttore nazionale. Strada dei Parchi investe in nuove tecnologie e punta così al costante miglioramento del servizio ai viaggiatori. Il nuovo dispositivo antincendio andrà ad affiancare una squadra di emergenza in motocicletta già attivata sul tratto autostradale. Ne potenzierà l'efficienza per l'incolumità di tutti i viaggiatori. E nei giorni scorsi invece all'Aquila si è tenuta la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e il Tribunale dell'Aquila per una collaborazione interistituzionale con finalità di interesse reciproco. Sull'argomento la collega Katia Scolta ha intervistato il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il Presidente del Tribunale dell'Aquila Ciro Rivienzo. Sentiamo. Allora Presidente, oggi firma del protocollo d'intesa con il Presidente del Tribunale, un distacco per i dipendenti regionali che porterà ad una maggiore formazione e probabilmente a una maggiore motivazione del personale, così ha avuto modo di dire lei stesso. Io credo che ci sia bisogno di ritrovare in continuazione l'originaria motivazione, quella di determinare questo spaesamento tra il luogo di lavoro ordinario tradizionale e un altro luogo di lavoro, secondo me è energia vitale per l'autoformazione, per la formazione, per recuperare anche le ragioni di una dedizione piena, esclusiva quasi, completa. E poi se il sito che riceve questo distacco di risorse umane è un sito così qualificato, dove diciamo la precisione procedimentale è una regola, quasi una preghiera laica, beh penso che siamo davanti di sicuro ad una ambivalenza di convenienze, ad una duale convenienza. Saranno tutte personalità, tra virgolette, che quando ritorneranno saranno carichi di semi positivi, anche alla luce di questo pieno di consapevolezza formativa ulteriore che si rinverrà in occasione di questo prestito di bravura lavorativa. Come avverrà la selezione del personale? Su base volontaria, su base autodichiarativa, poi l'ufficio del personale svolge una funzione di coordinamento perché dobbiamo sapere che ci deve essere una compatibilità tra le bravure di provenienza e le bravure richieste e attese da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, sede del Tribunale dell'Aquila in questo caso. Dobbiamo comunque mantenere un allineamento compositivo del quale si fa garante anche l'ufficio nostro del personale. Io penso che sia una bella occasione per fare in modo che si mantenga sempre viva questa forte voglia di essere realizzativi nella sede di lavoro. La scadenza dei 6 mesi, ci sarà la possibilità per chi vorrà di proseguire questo percorso? Lo valuteremo anche col Ministero della Funzione Pubblica, col Ministero degli Affari Regionali, con gli enti di destinazione. Noi vogliamo, nel rispetto delle regole e delle leggi, facilitare queste esperienze sperimentali di collaborazione interistituzionale, con l'obiettivo di essere utili alle altre istituzioni e di incassare formazione.
Allora, Presidente, una collaborazione interistituzionale con una finalità di interesse reciproco, di cosa si tratta? Si tratta di prestare, per dirla in termini molto banali, del personale dalla Regione al Tribunale dell'Aquila, in quanto noi abbiamo delle scoperture di organico molto rilevanti e, parlando con il Presidente D'Alfonso, lui ha dimostrato disponibilità a far fare un'esperienza ad alcuni dipendenti della Regione presso il Tribunale, in modo tale da avere il doppio vantaggio per noi di avere per un certo periodo di tempo un aiuto in un momento di difficoltà estrema, di carenza di personale, e per loro di acquisire una professionalità che quindi possa poi tornare utile una volta che tornano alle dipendenze della Giunta regionale. E ad Atri invece è stata inaugurata sempre nei giorni scorsi la sede interregionale dell'ASMI Abruzzo e Molise. Lo scorso 13 dicembre ad Atri, presso il Palazzo Ducale, si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione della sede delegazione interregionale Abruzzo-Molise dell'ASMI, Sanità Militare Italiana, la cerimonia presenziata dal sindaco di Atri, dottor Gabriele Astolfi, e dal commissario straordinario dell'ASMI Sanità Militare Abruzzo-Molise, ha visto tra gli altri presenti anche la partecipazione dei militari e dei componenti della Giunta del Consiglio Comunale della Città Ducale. La cerimonia è iniziata presso la sala delle vecchie scuderie del Palazzo Ducale con i vari saluti delle varie autorità, ha visto gli interventi del commissario Abruzzo Molise ASMI Sanità Militare, il dottor Picone, che ha spiegato l'importanza di questa delegazione interregionale collocata ad Atri. Successivamente il generale Stornelli ha sottolineato l'importanza dell'ASMI e le varie attività che svolge in sinergia con le altre associazioni ed istituzioni. Dopodiché il sindaco di Atri, il dottor Gabriele Astolfi, ha ufficialmente siglato il patto di convenzione tra i due enti. Dopo questa parte iniziale, i presenti e le autorità si sono spostati al primo piano del Palazzo Ducale, dove è stata inaugurata la delegazione interregionale ASMI con il taglio del nastro, la benedizione del sacerdote e la recita della preghiera di San Camillo dell'Ellis, patrono della sanità militare. A conclusione della cerimonia, il generale Stornelli ha consegnato una pergamena al sindaco della città ducale, nominandolo socio onorario dell'ASMI Sanità Militare Italiana. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi lascio agli altri programmi della rete, buona serata.